Buona domenica, sorelle e fratelli. Benvenuti e ben ritrovate. Noi siamo qui riuniti sotto lo sguardo del Signore. È scritto: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di età in età, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Ci raccogliamo in preghiera. Noi veniamo a te in questa giornata, nostro Dio, perché tu sei lo stesso di generazione in generazione, eterno Dio, perché la tua eternità ci viene incontro nei nostri presenti, nei nostri tempi di oggi. E ora, quando ci vieni incontro, noi ci mettiamo all'ascolto. E in ciò che dici ci aspettiamo che ci sia qualcosa di nuovo, qualcosa di sorprendente, un nuovo inizio. In tempi in cui siamo scossi e colpiti, noi sappiamo che dobbiamo continuare ad ascoltare. Apri perciò le nostre orecchie, le nostre menti e i nostri cuori, perché la tua parola eterna e vivente ci tocchi oggi, ci indichi oggi la via, faccia di noi dei testimoni del tuo amore eterno nel nostro presente. Amen. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 21 i versetti da 1 a 7. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme,
scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Cari fratelli, care sorelle, umanamente noi sappiamo che tutto finisce. Tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine. Tutto, prima o poi, umanamente finisce. Le cose belle e le cose brutte. Le cose per noi positive e le cose per noi sfavorevoli. Oggi forse siamo più in presenza delle cose belle, promettenti, che si inceppano e rischiano di finire, che non di un argine, di un limite, di una vittoria sulle cose sfavorevoli e critiche che sembrano non finire mai. Giovanni, il predicatore al servizio di un gruppo di chiese di quella che è l'attuale Turchia, lo sa bene. Le chiese che lui curava rischiano di scomparire, o perché sono piegate dal perdurare degli scontri con le autorità civili pagane, o perché si sono così ben inserite nell'ambiente sociale in cui si trovano da diventare alla fine come delle associazioni religiose qualunque. Giovanni stesso è stato messo a tacere
separato fisicamente dai fratelli e dalle sorelle, senza neanche un telefono o delle videochiamate, una radio, un televisore, un computer, non gli resta che scrivere. Ma chissà se questa lettera lunga di Giovanni è mai arrivata a quelle chiese, è mai arrivata alle chiese che avevano bisogno o di essere confortate o di essere richiamate. Le chiese di allora, se le hanno ricevute, queste lettere, questo grande messaggio di Giovanni, ne avranno fatto alcun caso? Oppure lo accusarono di essere un esagerato, uno che drammatizza la situazione? Oppure forse ci hanno fatto caso perché non l'hanno più visto, perché lo consideravano morto? La sua lettera però, questa lunga lettera, questo grande messaggio dell'ultimo libro della Bibbia, è arrivato fino a noi. E dall'antichità in cui è stato scritto, noi lo possiamo leggere oggi. L'annuncio di questa lunga lettera o lunga predicazione che ci arriva dall'antichità vuole riorientare noi, che ci troviamo pieni di domande sulla tenuta di una comunità nel distanziamento fisico, spesso dovendoci confrontare con la perdita di persone che avremmo voluto rincontrare dopo questo momento di separatezza, aggravati anche dalle responsabilità di decisione e di azione. A volte, senza poter vedere dei risultati positivi delle nostre azioni, a volte addirittura sospettando che le nostre azioni ottengano non l'effetto desiderato, ma proprio il contrario. Poi, a parte il Covid-19, il mondo non pare aver fermato la sua solita vita. Non è stata fermata la violenza. Non è stata fermata la fame, non è stata fermata la schiavitù e neppure la morte nelle sue varie forme. Lo sappiamo noi, ma anche Giovanni nell'antichità lo sapeva. Sopraffatti dalle manifestazioni del male, prima o poi i fratelli e le sorelle di Giovanni si sarebbero chiesti: ma sei sicuro che ne valga proprio la pena? Vale proprio la pena parlare di Dio, del Dio di Gesù? Vale la pena pregare? Ci sentiamo come incapaci di far durare i bei progetti e fermare la negatività. Giovanni, nella sua lunga lettera, mostra alle chiese il mondo come lo vede Dio, dall'alto dei cieli. Il Dio eterno, iniziatore e compitore del tempo, a cura dell'umanità paurosa o spavalda o rassegnata. Guarda e vede il cavallo della carestia, il cavallo della fame, il cavallo della guerra. L'umanità che viaggia verso l'ignoto senza riuscire a far terminare ciò che la disgrega e la minaccia, ha un Dio che lo sa.
E per questa umanità Dio ha in mente una meta, la fine del male. Il testo dice: la vostra meta è la sconfitta della morte, la sconfitta del dolore, la sconfitta della perdita. Dio asciugherà ogni lacrima, perché non ci sarà motivo per piangere. Certo, mi ha detto un mio caro amico, bel messaggio, ma questo vuol dire che anche la storia umana finisce. A che cosa mi serve adesso? Sapere che in un giorno lontano Dio porrà fine al male. Provo a risponderti, mio caro amico. Significa che non è Dio a volere il tuo male, a lanciare il male contro il mondo, a mettere a repentaglio la tua fiducia in Lui. Questo ti deve rassicurare. Dio vuole il tuo bene, anche oggi. In secondo luogo, se attraversiamo in questi giorni ciò che ancora non conosciamo, noi stiamo tutti camminando, certo, su sentieri difficili, in vari campi, a vari livelli, ma tutti accompagnati dalla promessa di Dio. Ecco, io faccio ogni cosa nuova. Perciò non è il caso di lasciar perdere, di diventare cinici. Non è possibile rassegnarci. Il Signore desidera che noi continuiamo a camminare con Lui verso la meta. Egli ci considera figli e figlie. Perciò affidiamo la nostra vita a questo Dio, che ci fa eredi della sua promessa, che ci permette di non essere spaventati dal male in giro per il mondo, da quello che ci colpisce, ma di riporre ogni fiducia in Lui e nel suo amore eterno. Amen. Raccogliamo in preghiera. Caro Dio, stiamo attraversando un periodo delle nostre vite come non l'avevamo mai vissuto. Molte cose ci sono sconosciute, ma non possiamo far altro che viaggiare verso l'ignoto ed entrarvi
Anche se dobbiamo attraversare un ponte sospeso su acque agitate. Sì, per noi una guida è un compagno di strada in questo viaggio che non abbiamo mai percorso prima. Facci sentire la tua voce che ci invita a continuare a camminare, ad andare avanti. Fa che non guardiamo in basso verso le acque tumultuose. Potremmo essere così spaventate da smettere di camminare. O che non guardiamo indietro troppo a lungo. Saremmo così smarriti da perdere il coraggio. Proteggici mentre attraversiamo il ponte tra il noto e l'ignoto. Dacci fiducia che la tua mano ci conduce. Ti chiediamo questo per tutti e tutte noi, per chi conosciamo e per chi non conosciamo, e per ogni creatura di questo mondo che ha bisogno della tua presenza amorevole. Ascolta tutte le preghiere che abbiamo nei nostri cuori, anche quelle che non diventano parola. Noi ti preghiamo nel nome del Signore Gesù e ti diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza, la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Alla fine di questo culto vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Restiamo per un momento in silenzio durante questa giornata e lasciamo che la pace di Dio ci inondi, come le onde del mare sulle rocce che erodono e vincono grandi scogli e le trasformano in piccolissimi granelli di sabbia. Che Dio lavori per noi in questi giorni, che trasformi gli scogli dei nostri timori più grandi, del nostro dolore, delle nostre incomprensioni, fino a che possiamo vedere il suo amore in nostro favore, finché la vita, il nostro compito su questa terra ci sembri affrontabile, e che la pace di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo sia con noi oggi e ogni giorno. Amen.